Veronetta al centro di una ricerca dell'Università di Verona. Atlas Veronetta, finanziato da Fondazione Cari Verona, si propone di studiare il quartiere per capirne le problematiche e trovare delle soluzioni. Il progetto è stato presentato dai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nel lavoro. Il quartiere ha vissuto fasi storiche diverse. È un quartiere significativo, molto, molto importante per Verona, con delle caratteristiche molto peculiari. Si tratta di capire se davvero è un quartiere che ha bisogno di cambiamento, che ha bisogno di maggiore sicurezza, che ha bisogno di una rivitalizzazione, o se questa cosa è già in atto e vogliamo andare davvero a vedere come funziona, ma come funziona non solo come confine logistico. Questa è la parte innovativa di questo progetto. Sarebbe troppo schematico pensare a Veronetta come quartiere chiuso, ma proprio dal punto di vista di come pulsa, di come si articola nelle vicende quotidiane. Il progetto è realizzato da un consorzio composto dai dipartimenti di scienze giuridiche, culture e civiltà e scienze umane di Ateneo, il laboratorio architettura e antropologia dell'Università di Parigi e una rete di 22 enti del terzo settore. Due cose molto interessanti. La prima è una collaborazione universitaria a livello internazionale che valorizza tutti, nel senso che mi sembra che siano delle buone cose da portare avanti su dei progetti locali di ricercazione. Quindi, l'altro punto di vista è quello che noi portiamo proprio come punto di vista, è l'approccio temporale. Quindi noi faremo due intensivi workshop, possiamo chiamarli anche, in febbraio e in giugno, dove collaboreremo con i nostri colleghi universitari, che in quel periodo lì riusciremo a avere degli scambi molto interessanti, che abbiamo già cominciato a preparare, ma soprattutto lavoreremo con le associazioni e quindi con il quartiere. Si è riuscito a mettere insieme all'interno di questo consorzio soggetti che hanno funzioni diverse e che operano in modo diverso, ma sempre in ambito di fatto culturale. L'intento è proprio valorizzare ciò che già le associazioni fanno, quindi non c'è nulla di nuovo da inventarsi, ma far vedere come Veronetta cambia grazie ai soggetti che ci sono e cambia con i soggetti.